Faccio una breve introduzione al cluster appunto lombardo per l'energia e l'ambiente, le 2C, e poi passo la parola ad Omar Perego di RSE, che è referente per il nostro cluster rispetto al tema dell'energia e delle batterie. Intanto, come ha accennato appunto Giacomo Copani, il modello del cluster, dei cluster tecnologici lombardi, è proprio quello di favorire l'innovazione cercando di far comunicare il più possibile il mondo della ricerca col mondo industriale con un approccio di bottom up. Proprio per quello sono nati i gruppi di lavoro su sollecito degli associati, quindi a volte può arrivare dal mondo della ricerca, a volte il sollecito arriva dal mondo appunto dell'industria. E, per quanto riguarda il nostro cluster, giusto un breve accenno, la struttura è molto simile, abbiamo più oltre 100 aziende tra grandi e PMI associate, 8 enti delle pubbliche amministrazioni, 12 università e centri di ricerca, 2 istituti bancari, alcuni media di settore tecnici e poi le principali associazioni industriali. Questo perché è importante creare proprio un ecosistema che favorisce l'innovazione, quindi a supporto del network. Un'altra cosa importante che ci tenevo a dire è che nel nostro nuovo piano strategico che parte dal 2021 per terminare nel 2027, la simbiosi industriale è uno dei 4 pilastri, insieme alla digitalizzazione, per cui qui abbiamo una buona collaborazione anche col cluster AFIL, seguita dallo sviluppo dell'idrogeno e la riduzione della CO2. Quindi sono 4 temi molto importanti per andare verso la famosa transizione energetica. Vi volevo solo far vedere questa slide, per cui proietto solo una, che però sintetizza le 6 aree di lavoro del cluster, da cui nascono i cosiddetti progetti speciali, quindi su vari temi con l'approccio bottom-up, come si è detto. E queste aree sono appunto Smart Energy Systems, dove si colloca l'evento di oggi, che parla di produzione e distribuzione di energia, Sustainable Manufacturing, quindi anche l'applicazione dell'industria 4.0 per l'efficienza energetica, Green Building, Water Energy Nexus, invece sulla più gestione e depurazione dell'acqua, Clean Air, per chiudere con un'area che è circolare a tutti, che è proprio quella dell'economia circolare. Da queste aree nascono, come ho detto prima, i progetti, ma la cosa li caratterizza è che ciascun'area ha un referente responsabile di coordinamento che arriva almeno uno dal mondo della ricerca e almeno uno dal mondo dell'industria. Per cui passo la parola a Omar Perego di RSE, che come vedete è il nostro referente per quanto riguarda la ricerca, insieme a Simona Binetti della Bicocca, per l'area Smart Energy System. Il referente industriale invece è Marco Baresi di Turboden, quindi abbiamo sempre nomi e cognomi perché poi da lì partono poi tutte le attività, ma in questo caso ci focalizzeremo sulle attività rispetto al tema batterie. Prego Omar, grazie. Sì, buongiorno a tutti, sono Omar Perego di RSE. E, diciamo, sono co-referente d'area, nel senso che la Simone Binetti, professoressa dell'Università Bicocca, è diciamo, la referente per altri progetti più legati alle energie rinnovabili. Io mi sono occupato e mi occupo di idrogeno e di batterie. Il tasto avanti è questo. Diciamo, l'area Smart Energy System, le aree di competenza del cluster L2C corrispondono un po' alle strategic communities del cluster AFIL, per cui diciamo in cui si riuniscono portatori di interesse delle diverse aree per sviluppare progetti, per sviluppare network, per collaborare in varie iniziative, per seguire l'evoluzione del mercato, per informarsi, per diversi diciamo soluzioni che fanno bene sia all'azienda che alla ricerca, perché il consorzio ricerca azienda porta
le soluzioni innovative verso la preindustrializzazione e l'industrializzazione. E questo lo scopo delle aree di competenza. I Smart Energy System si sviluppano, cioè si vogliono sviluppare sistemi di generazione e distribuzione, ma anche tecnologie. E quindi, diciamo, l'area è perfetta per lo sviluppo della tecnologia delle batterie. Infatti, diciamo, nell'ultimo strategic plan del cluster L2C abbiamo identificato nuove sfide in cui al centro abbiamo messo anche le batterie, oltre a sfide per energie rinnovabili, idrogeno, smart grid e quant'altro. E per le batterie abbiamo in mente lo sviluppo di una filiera di servizi della produzione di batterie su tutto il ciclo di vita delle stesse, quindi dalla generazione, dalla produzione di materiali attivi, allo sviluppo di BMS innovativi, allo sviluppo di sistemi di connessione alla rete, fino al recupero, riuso e riciclo delle batterie. Cosa serve? Servono dei laboratori. Abbiamo identificato nel cluster questa esigenza. La filiera industriale non è completamente attrezzata a questa tecnologia innovativa, per cui quello che vogliamo sviluppare è una rete di laboratori distribuiti che siano in grado di occuparsi delle varie esigenze del mondo industriale su tutta la catena del valore delle batterie. Inoltre vogliamo promuovere anche altre azioni tipo l'autoconsumo domestico, l'energy community, che riguardano specificatamente le batterie per poter essere sostenute. Nonché un focus particolare posto alla filiera del riciclo, dove ci sono diversi operatori lombardi che stanno portando le proprie competenze nell'ambito delle batterie. Quindi obiettivi sempre definiti nel piano strategico riguardano appunto il controllo evoluto della rete elettrica e distribuzione. Come sappiamo, senza batterie le prospettive sono poco rosee, la formazione di comunità energetiche oppure di utenti autosufficienti, in generale proattività dei consumatori, dove sempre le batterie hanno un palco privilegiato, una progettazione di interventi dimostrativi, perché questo fa anche il cluster, cioè vuole portare da idee innovative, questo fanno i cluster in generale, cioè non è solo L2C ma tutti i cluster tecnologici, vogliono portare da un ambito di innovazione, di ricerca, magari condotto dalle università, verso qualcosa di dimostrativo che poi può essere implementato a livello industriale, quindi si fa sistema. E nello specifico appunto è lo sviluppo della catena del valore delle batterie quello che riguarda questo evento specifico. Azioni in corso, in generale in Regione Lombardia, su tutta la filiera, quindi qua non sto parlando soltanto di riciclo o remanufacturing o quant'altro, ma in generale su tutta la catena del valore delle batterie. Allora, ci sono innanzitutto tantissime competenze in area lombarda. Ci sono le università e i centri di ricerca, qua ne ho evidenziati alcuni, con i quali RSE sta collaborando, io faccio parte di RSE, però non si basano solo su queste, cioè le competenze lombarde sono moltissime, però sono spesso relegate nei laboratori d'eccellenza di università e centri di ricerca. L'industria si sta affacciando sul mondo della produzione, della realizzazione di materiali e quant'altro in Lombardia e in Italia. Il mercato, abbiamo visto, dominato dall'Asia e dal Nord America, della produzione di batterie, quindi di produzione di materiali e quant'altro. In Europa sono state lanciate diverse iniziative, a partire da quella più clamorosa, che è la European Battery Alliance, che lavora proprio per sviluppare, come ha mostrato prima il relatore straniero, una filiera europea di produzione di moduli, celle, sistemi di accumulo, per il mercato interno, un mercato interno totalmente in espansione. L'industria lombarda, sul lato produzione è un po' meno attiva, è forte nell'ambito riciclo e riuso, è per questo che molte iniziative partono su questo ambito.
Una di queste iniziative, che è nata proprio con uno spunto regionale attraverso una call di Regione Lombardia, il Colab Ricerca e Innovazione, ha promosso la creazione di una partnership, di una filiera proprio sul riciclo e il riuso delle batterie, che è scaturita verso un memorandum of understanding firmato da 9 partner nazionali, quindi si è partiti dalla Lombardia ma è stata estesa questa partnership a livello nazionale, proprio per lavorare sull'intera filiera del riciclo e del riuso. Il cluster quindi in qualche modo favorisce la creazione di queste partnership, mette in rapporto l'industria e i centri di ricerca proprio per uno sviluppo progettuale di innovazione tecnologica finalizzato verso lo scale up e l'industrializzazione dei prodotti. L'ultima slide la dedico un attimino all'esperienza RSE come referente di cluster ma anche proprio come centro di ricerca nazionale proprio su queste tematiche. Abbiamo in corso progetti, io sono il responsabile di uno di questi, in un budget di 4-5 milioni di euro l'anno, proprio sullo sviluppo delle tecnologie della batteria e l'integrazione di queste nelle reti elettriche e nelle applicazioni automotive. Si lavora su tutta la filiera della catena del valore delle batterie, quindi sia sul recupero delle materie prime, ci stiamo facendo le brine geotermiche, lo sviluppo di materiali attivi, quindi catodi, anodi e quant'altro, realizzazione di celle, uno scale-up tecnologico e uno sviluppo di sistemi di diagnostica e controllo, compresi i BMS innovativi, logiche di integrazione e riuso e riciclo. L'attitudine in RSE verso attività sperimentali, quindi abbiamo diversi laboratori, collaboriamo con i maggiori centri di ricerca, tra cui ENEA e CNR, con le principali università del territorio lombardo che ho elencato prima e anche con industrie, nonché facciamo supporto a istituzioni e organismi regolatori. Beh, RSE opera all'interno del cluster L2C, io sono referente dell'area Smart Energy System, ma nel cluster abbiamo anche la vicepresidenza che è rappresentata dal nostro amministratore delegato. Qui concludo, vi lascio i miei riferimenti, questa prima parte. Grazie.